porta quando vogliamo. Ma anche se lui viene verso di noi in questa posizione, va bene, noi qui abbiamo sempre questa opportunità. Cerchiamo subito l'angolo, portando via la testa, possibilmente con questo tipo di presa. Se esce è per portarlo in qua, cioè per facilitare il passaggio mio dietro a lui. Lo attacchiamo, quest'angolo qui, questa chiusura, questa sua difesa è bloccata, questa è bloccata. Da questa parte lui non ha difesa, soltanto quanto gli angoli siano importanti in rapporto alle difese che lui ha a disposizione. Lui ce ne ha 4 a disposizione, in alcuni casi anche 5. Se lo voglio portare da questa parte, io necessariamente dovrò chiudere. Per portarlo su un angolo di 90 gradi dovrò chiudere tutte e due le difese. Cioè, io per portarlo di qua ho necessità di chiudere sia questa che questa. Se ne chiudo una sola, su un angolo di 90 gradi, lui questa la sposta, questa difesa. E farà la stessa cosa se con questa, se chiudo questa. Quindi sull'angolo di 90 gradi ho necessità di chiuderle tutte e due, e in piedi noi ne stiamo chiudendo due per portarlo su 90 gradi, no? Questa è la gamba sotto. Se noi abbiamo una sola difesa, un angolo che ha un circolo di 45 gradi rispetto alla difesa che chiudiamo, io per chiudere questa difesa la devo portare in quest'angolo qua. Oppure lo devo portare su questo angolo, cioè devo chiudere questa e portarlo su questo angolo. Allora, in questo caso noi stiamo applicando questo principio. Questa difesa è chiusa, questa difesa è chiusa su quest'angolo di 90 gradi. Lui viene verso di noi. Andate verso di lui. Qui io lo lascio, ragazzi, io lo sto lasciando, perché se voi mantenete la chiusura, lui si trova in compressione.